Buongiorno, mi sono svegliata, mi sto vestendo e non so minimamente cosa mettere. Ho un sonno allucinante, come avrete notato, dalle occhiaie. Adesso faccio colazione, poi vado al lavoro, oggi è sabato mattina. E oggi è uno dei giorni in cui lavoro anche di sabato. Che gioia. Nulla. Oggi vlog vi porto con me. Non farò niente di eccezionale, però visto che poi una volta uscita da lavoro mi vedo con Ricky e devo andare al mercato, fare un po' di giri perché il lunedì Federico inizia la scuola, quindi ci tenevo appunto a fare un vlog del pre e del giorno di scuola di Fede, se ci riesco, insomma. Spero di organizzarmi nel migliore dei modi e farcela. Eccoci qua, allora sto andando a lavoro, come al solito in ritardo, cioè neanche quando non c'è il bambino riesco a essere in ritardo, assurdo. Sto correndo alla fermata del 36 sperando che non mi passi davanti come l'ultima volta, invece a sto giro non c'è, cavolo. Non ci posso credere. È lui. È il pullman. Sì! Eccoci. Allora, sono tornata a casa. Sono tornata da lavoro. E alla fine stamattina, per le più curiose, ce l'ho fatta arrivare a lavoro. Ho fatto davvero le corse. In più non arrivava l'autobus, quindi davvero mi sono fiondata. Ho corso stamattina, però alla fine sono arrivata anche 10 minuti in anticipo. Quindi, qui c'è. Non so se la vedete, c'è Nala, che si riposa anche lei. Mi riposo un attimino, poi arriva Ricky e andiamo al mercato e forse anche al supermercato, vediamo, devo comprare delle cosine per la scuola di Federico che lunedì inizia. Quindi vi porterò con noi, insomma faremo un giretto, forse ci portiamo anche Nala, vediamo. Eccoci! Toda È arrivato gioia! anche lui! E c'è anche Nala, che è tutta euforica perché, oddio il dito, è tutta euforica perché siamo usciti. Adesso andiamo al mercato, spero di trovare tutto direttamente lì che così costa meno. Poi vi faccio fare due risate facendo un video apposta su cosa devo comprare per la scuola. Cioè, siamo ai livelli in cui bisogna comprare anche la carta igienica, cioè rendiamoci conto. Ma va bene, quindi niente, andiamo al mercato. Andiamo al mercato. Notate la gioia infinita. Questo Tutto il resto uomo. è noia. Ma smettila che ti piacciono i mercati e le fiere Le vie, a te. un La fiera è un mercatale. mercato. Non è Siamo lì, vero. Ci dai. sono le giostre, ci sono le cose buone da mangiare. C'è. Come l'omelette? Eh? Una frittata. Hai finito di fare il finto pugliese che non lo sei. Vabbè, comunque, non dategli retta, oggi non ha preso gli psicofarmaci. Cucù! Guarda, guarda come mi hai ridotto il pantalone, guarda, pasticciona. Che non Mamma, ma stai... io sto patendo la Non... macchina. Ma non patisce la macchina che vuole scendere, perché è una topolina rompiscatole. Io voglio camminare. Adesso scendiamo. Comunque, alla fine, probabilmente andremo al Carrefour. Aia, ma cioè, allucinante, riesce a salire da sola adesso, fa tutto cosa vuole. Stai ferma. Grazie. Che rompiscatole. Nala, 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 cosa ha visto? Ah, perché c'è il cane. Ah, ecco. Hai visto un bau maschio? Ha visto un doppio un po' più grande di lei. Guardatela lì, la vedete? Cucù! Dallo Non è vero che specchietto. bau. Dallo specchietto. E tu? Che sorriso! Sì, ha fatto il mattino un po' sonno, leggermente. C'era una cagnola che adesso si è un attimino tranquillizzata che stava distruggendo Roberta. Sì, E mi come stava cosa graffiando ovunque. non mi piaceva, anche perché deve capire che se in macchina deve stare buona, perché se c'è qualcuno, vabbè, diversamente.
Comunque, stiamo andando alle gru. In casa. Siamo da Disney. È una roba davvero. A farci un giretto. E a vedere se troviamo qualcosa di carino per la scuola, ma costano troppo. No, ovviamente da Disney c'erano dei saldi, ma tutto per femminucce. Mi sembra logico. Ovvio. C'era l'astuccio 8 euro, di solito costa 16, ma delle principesse se glielo porto a Fede mi fa direttamente uno sputo in faccia, quindi... La lancia fuori dalla finestra. Sì. No, andiamo a vedere da Carrefour. Allora, ai Carrefour non ho filmato perché davvero c'era da diventare scemi. Aspetta che faccio vedere lo zainetto. Ho trovato per un'offertissima su questo zainetto, guardate che bello! È piace anche a me, è di Spider-Man perché il, perché il suo personaggio preferito è Spider-Man e quindi sarà felicissimo a dir poco. E pensate, costava 19,99, abbiamo avuto una fortuna sfacciata che era l'ultimo pezzo e costava col 50% di sconto 9,99. È una fortuna pazzesca. Adesso siamo al negozio di cinesi che vogliamo vedere per pennarelli, quelle cose lì, vediamo se lo trovo. Stiamo tornando a casa, soddisfatti degli acquisti. Comunque gli ho preso lo zainetto, le scarpe e tutta la roba che chiede la scuola, tra cui anche la carta igienica. Fazzoletti, sapone liquido, colluttorio, dopo vi faccio vedere. Il colluttorio. Sì, il colluttorio, cioè colluttorio per bambini che non vi dico quanto l'ho pagato, sennò non mi credereste mai. Però è va bene. È stato semplicemente un furto. Esatto. Comunque adesso a casa vi faccio poi vedere gli acquistini. E l'ho fregata, e l'ho fregata. Siamo arrivati a casa, poi con la scusa di andare a vedere una cosa alla macchinetta del tabaccaio, siamo andati... Ho detto che inizia a fumare adesso. Vediamo un po'. Però, come avete detto, è un ristorante giapponese, ma è anche cinese. Ed è buono. E una volta ogni tanto... E lo dobbiamo stendere. Ma una volta ogni tanto, una volta al mese, buonanotte sonatori, lo prendiamo. E l'ho fregata, e l'ho fregata. Spero di non avervi fatto venire il mal di stomaco. Però scusate, il bacio non è per voi. Oh, è tutto mio. L'ardua scelta. Ho deciso. No, ho deciso. Lo spendere poco e il mangiare bene. Esatto. Andiamo alla Coop. Allora, dateci una mano a scegliere. Sì. Questa scelta dall'inizio Yabul. Esatto. Se voi vi ricordate uno dei primissimi video, vi avevo chiesto di scegliere per noi anche nel nostro mitico pub. È vero. Al Governal. 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 Che ne dite se mi prendo una pasta saltata alla Hong Kong? Aspetta, faccio vedere cosa prendo io, visto che tu sei un po' più indeciso. No, sono deciso. Ah, io prendo spaghetti di riso con gamberi e involtino primavera. Poi se ho ancora fame al massimo prenderò il pollo. Eccoci qua che facciamo uscire. Non vedete niente, lo so, non si vede niente. Facciamo uscire la topola. Ciao, chi? Sono topola. Dopo questa... Scusate se è buio, lo so che non vedete un tubo. Ah, aspettate, è troppo buio. Aiuto, non vedo neanche dove vado. Dov'è il gradino? Ecco. Ok, uno spiraglio di luce. Comunque dicevo, una grattatina. C'è luce! Dopo questa sorpresina, passeggiata con... E gliel'ho fatta, e gliel'ho fatta. E non dovevi, dobbiamo risparmiare. Lasciate stare ragazze, come potrete immaginare tra la scuola di Fede, le bollette, affitto, cioè... Purtroppo dobbiamo ridurre al minimo le spese extra, tra cui cene fuori, acquisti inutili, quindi
non mi sto comprando più niente, sto davvero andando al risparmio totale. Anzi, se vi fa piacere, poi vi faccio un video su non so, sto vedendo un po' di offertine anche nei cataloghi, quindi se vi può interessare il discorso offerte per chi è di qua o non so. Se, a parte che le grandi marche ci sono dappertutto, tipo Lidl, tipo il Conad, queste cose qua. Il Lidl ora ne fa una buonissimissima come offerta. Infatti dobbiamo andare. Dal 21. E il 21 tutti al Lidl. Tutti al Lidl? No, non è pubblicità occulta, non mi pagano, vi garantisco. Dovrebbe, cioè, fa più luce questa macchinetta del... Potrei fare i video davanti a questa macchinetta, cioè guardate che luce figa. Sì, peccato che la macchinetta è profilatica. Lo so. Ah, the sexy for my shoes. Che se ne frega, però fa una bella luce, risalta il video, va bene. Dopo questa cazzata... Ma qua? Dopo questa cazzatina... Nala, dove sei Nala? Non sei che ti nascondi? Carica! Boh, ok, è partito, guarda. Sì. Oddio, un cane. Dai, mamma. Ciao! Bene. Ciao. Dopo questa corsetta, io direi di salutarvi. Che ti salutiamo? Sì. Dopo questo eterno vlog. Ciao!